Con la giornata di oggi iniziano le celebrazioni dantesche del 2015 che celebrano appunto i 750 anni dalla nascita di Dante e che fanno da ponte verso l'altro centenario dantesco, quello che si celebrerà nel 2021. Verona con Firenze e Ravenna si è impegnata, come nei precedenti centenari danteschi, ad accompagnare la ricorrenza con un ricco programma di celebrazioni, di eventi, alcuni di approfondimento scientifico, altri aperti alla città e dunque aperti a tutte le persone interessate alla cultura, agli studenti delle scuole, ai loro insegnanti, eccetera. Nell'idea che Dante rimane un autore profondamente popolare, profondamente radicato nella coscienza del nostro paese ed è dunque sentito come patrimonio di tutti. Dunque, le istituzioni culturali hanno in certo modo l'obbligo di aprire la conoscenza dantesca, sfruttando queste occasioni celebrative, a tutta la cittadinanza. Siamo particolarmente contenti che ad aprire il programma di queste nostre celebrazioni veronesi sia Marco Sant'Agata, uno dei massimi italianisti viventi. Gli daremo la parola tra poco, ma prima permettetemi di fare ancora due parole. Dicendo anzitutto che le celebrazioni dantesche veronesi fanno capo all'iniziativa di alcune istituzioni culturali della città, il comune in primo luogo, quindi l'università, la diocesi di Verona e la società letteraria. E sono supportate queste celebrazioni in vario modo dalla Banca Popolare di Verona, dalla Fondazione Cari Verona e dalla Cattolica Assicurazione. Vi faccio vedere rapidamente, senza che ve le lega, quali sono i prossimi appuntamenti dopo questo, a cui siete naturalmente caldamente invitati a partecipare. Il rettore, il professor Nicola Sartor, aveva promesso di essere presente oggi, ma mi ha telefonato poco fa dicendo che la riunione fiume che sta tenendo teneva questa mattina con i direttori di dipartimento non può essere conclusa entro i termini previsti e dunque mi ha pregato di porgere al professor Sant'Agata e a tutti i presenti i saluti suoi e i saluti dell'Ateneo, che ripeto è una delle istituzioni che si è maggiormente impegnata per l'organizzazione di queste celebrazioni dantesche. In rappresentanza del Comune di Verona, che fa un po' da legame fra tutte le istituzioni che partecipano alle celebrazioni, è qui presente con noi il Presidente della Commissione Cultura, l'Avvocato Rosario Russo, a cui darei volentieri la parola per un saluto da parte dell'amministrazione cittadina. Grazie professor Soldani, per me è un piacere e anche un'emozione essere qui e poter così dare il calcio d'inizio insieme a voi a questa bellissima manifestazione, a questo bellissimo programma. Si temeva che questo 2015 potesse passare senza che Dante, in una città importante come Verona, venisse ricordato, venisse celebrato e soprattutto venisse riscoperto. Quando nel 2012 mi è caduto l'occhio su un comunicato stampa che aveva diramato il Pontificio Consiglio della Cultura, avevo subito colto come Dante da più parti, da voci autorevoli, si volesse riscoprire come patrimonio non solo della cristianità ma del mondo intero, perché ovviamente Dante è il poeta per eccellenza, poeta per antonomasia, quindi e come fosse contenesse un patrimonio di valori e di cultura che va assolutamente tramandato, che va fatto conoscere ai giovani, anche perché spesso Dante Alighieri viene, come dire, nelle scuole forse non adeguatamente illustrato, non adeguatamente apprezzato e invece è importante riproporlo nella sua attualità, nella sua portata esistenziale. Credo che questo sia un po' l'obiettivo, quello di farlo uscire dagli
discorsi accademici, dai circuiti, dei circoli per farlo diventare patrimonio della collettività, farlo diventare, come dire, diffusione popolare, perché questo credo, anzi sicuramente era l'intento di Dante, quello di parlare al volto. Quindi questo è lo scopo che ci siamo prefissi e grazie anche alla straordinaria collaborazione dell'Università, grazie al sostegno generoso, molto generoso di Popolare, devo dire che è stata ci ha sostenuto anche dal punto di vista, come dire, anche morale, nel senso che ci ha anche incoraggiato ad andare avanti su questa strada. Poi devo dire anche grazie a chi mi ha consentito, mi sta consentendo di partecipare al tavolo ministeriale per le celebrazioni dantesche del 2015, che è il professor Maratto, e il Centro Scaligero degli Studi Danteschi della professoressa Cortese, che in tutti questi anni hanno tenuto viva a Verona la Fiaccola Dantesca, organizzando ogni anno un ciclo di incontri con professori, con docenti italiani di assoluto rilievo. Al tavolo ministeriale, scusate se mi dilungo, ma anche così ho l'occasione anche per spiegare un po', che al tavolo ministeriale questo programma così ben articolato, che prevede professori, docenti universitari, internazionali, statunitensi, quindi a Barolini, Baranski e Fertile, senza nulla togliere ai nostri italiani, ma questa caratura, questo afflato, questo respiro internazionale è stato molto apprezzato. Quindi io devo veramente ringraziare chi all'interno dell'università si è prodigato per confezionare questo discorso così ben articolato, questo progetto, che speriamo costituisca soltanto l'ossatura, un principio sul quale poi si possono innestare altri interventi, altre occasioni di apprezzamento di Dante. Ecco, l'altra sera ero a teatro e andavo in scena un'opera di De Filippo. A un certo punto l'attore principale, il protagonista, si rivolge a un busto di Dante che gli aveva, perché Dante gli era apparso in sogno profetizzando la morte imminente, eccetera, eccetera. Lui era arrabbiato con Dante e gli ha detto: guarda, la tua commedia è lunga, non si capisce niente e non la legge nessuno. Quindi gli ha lanciato questo insulto, no, pesante, dice: guarda, lunghissima, nessuno la legge, non si capisce niente. Insomma, noi invece vorremmo che Dante tornasse a essere letto, apprezzato, compreso. Noi vorremmo esattamente il contrario di questa che era questa ingiuria che veniva lanciata. Quindi grazie, se tutto questo può essere, può avvenire, di riportare Dante e farlo scoprire soprattutto i giovani. Vi ringrazio molto. Benissimo, grazie. Così, come dire, la convinzione con cui ha voluto, fortemente voluto, queste celebrazioni dantesche del 2015. Vengo al professor Marco Sant'Agata, docente di letteratura italiana all'Università di Pisa. Molti dei presenti lo conosceranno anche come scrittore in proprio, come romanziere di successo, possiamo dire, anche se qui oggi lui è presente nella sua veste di studioso che ha spaziato dalle origini alla modernità. Per la modernità citerei ad esempio i saggi su Leopardi, mentre per le fasi antiche ricorderò anzitutto i grandi, importantissimi studi sul Petrarca Volgare, culminati nel saggio di sintesi complessiva intitolato I frammenti dell'anima, che tutti noi abbiamo letto e riletto molte volte, e poi nel commento, il gran commento potremmo dire, al Canzoniere di Petrarca, uscito per i Meridiani Mondadori, che è un'edizione di riferimento assoluto. Legati a Petrarca sono anche i suoi lavori sul petrarchismo, soprattutto del 400, un importante libro bellissimo sui poeti aragonesi, un altro saggio molto importante sui poeti feltresco romagnoli. Da un certo momento in poi Sant'Agata ha lasciato Petrarca per Dante. Ricordo una volta a Padova, in occasione di presentazione pubblica, credo proprio del Canzoniere, in cui aveva così stupito i presenti dicendo: ho deciso di abbandonare Petrarca e da questo momento in poi mi dedicherò a Dante.
affrontando in questo modo l'altro momento fondativo della letteratura italiana, l'altra grande linea su cui la letteratura italiana si è sviluppata nei secoli successivi. E qui per Dante ricorderò molto rapidamente, fra le tante cose scritte da Sant'Agata, solo le due imprese maggiori: innanzitutto la direzione dell'edizione delle opere di Dante per i Meridiani Mondadori, di cui sono usciti i primi due volumi, e la pubblicazione recente di un'opera complessiva sulla figura di Dante intitolata semplicemente Dante, il romanzo della sua vita, uscita sempre per Mondadori e adesso in via di traduzione negli Stati Uniti. Detto questo, non mi voglio dilungare ulteriormente né perdere altro tempo, passerei direttamente la parola al professor Sant'Agata, ringraziandolo ancora per aver voluto aprire con noi queste celebrazioni dantesche. Grazie. Buongiorno, intanto lasciatemi ringraziare l'amico Soldani e gli altri amici che mi hanno fatto l'onore di invitarmi e l'onore di essere il primo a prendere la parola in questo ciclo di incontri. E essendo il primo, ho pensato che forse era opportuno, invece di trattare un tema specialistico, di affrontare un argomento più generale, attualità della commedia non di Dante, perché non ci sarebbe bisogno di parlare dell'attualità di Dante. Dante è un personaggio ormai del mondo dello spettacolo, da Benigni a Sermonti, dal cinema alla televisione, il fumetto, la pubblicità. Ormai Dante è una stella del mondo dello spettacolo, gode di una notorietà come mai ha goduto in passato. Credo che non ci sia nessun'epoca precedente nella quale Dante sia stato così famoso come l'attuale. La commedia. Certo, la commedia è molto più celebrata che letta, non c'è dubbio. Tuttavia, grazie alla scuola e non solo, è uno dei testi che stanno all'origine della nostra tradizione, direi che più letti in assoluto. Dice, non ci si capisce niente e non la legge nessuno. E il punto è questo, il punto è che forse non ci si capisce niente, ma non è vero che non la legge nessuno. E quello che io vorrei oggi provare brevemente a parlare con voi è come mai questo testo difficile, spesso oscuro, che va al di là molto spesso della portata del lettore medio, come mai questo testo oggi è pur sempre in auge? Come mai è un testo che viene, nonostante tutto, frequentato e che piace? Questo è il punto. Parto da un esempio, così ci capiamo subito. Canto nono del Paradiso. C'è un'anima beata di nome Cunza che sta parlando a Dante personaggio. Cunza è la sorella di Eserino da Romano, il tiranno della Marca Trevigiana. Cunza è una donnetta che nella sua vita ne ha combinate un po' di tutti i colori, però era anche scappata di casa, come sapete, insieme a un famoso trovatore, Sordello, altro personaggio della commedia dantesca. Comunque sia, Dante la mette in paradiso. Bene, Cunza sta parlando a Dante, al personaggio Dante, e a un certo punto gli dice:
ma tosto fia che Padova al palude cangerà l'acqua che Vicenza bagna per essere al dover le genti crude. E dove si le cagna s'accompagna, tal signoreggia e va con la testa alta che già per lui carpir si fa la ragna. Piangerà feltro ancora la bifalta dell'empio suo pastor che sarà sconcia sì che per simil non s'entrò in Malta. Troppo sarebbe larga la bigoncia che ricevesse il sangue ferrarese e stanco che il pesasse a oncia che donerà questo prete cortese per mostrarsi di parte e cotai doni conformi fiano al viver del paese. Avete capito cosa sta dicendo Cunisar a Dante? Beh, io credo che no, senza offesa, senza offesa per nessuno. Ma non sgomentatevi, credo che senza un commento pochissimi sarebbero in grado di capire queste parole di Cunisar. Allora proviamo a tradurle in italiano moderno. E in italiano moderno il discorso di Cunisar suona in questo modo. Ma presto accadrà che Padova tingerà di rosso l'acqua della palude che bagna Vicenza, perché il suo popolo è restio al proprio dovere. E dove il Sile e il Cagnano confluiscono, signoreggia e va a testa alta, uno per il quale si sta già tessendo la rete che lo intrappolerà. Anche Feltre sconterà la colpa del suo empio pastore, così turpe che nessuno fu mai rinchiuso nella Malta per una colpa simile. Troppo ampia dovrebbe essere la botte capace di accogliere tutto il sangue ferrarese e troppo stanco chi volesse pesarlo oncia oncia di sangue ferrarese di cui farà dono questo prete munifico per mostrarsi partigiano, e un tale dono sarà conforme ai costumi del luogo. Bene, adesso avete capito? Forse qualcosa di più, ma non credo che possiate avere capito esattamente tutto del discorso di Cunisar. E quindi, se il discorso di Cunisar non è comprensibile nemmeno in italiano moderno, questo significa che la difficoltà non è di carattere linguistico. Cioè, non è il fatto che la lingua di Dante è antica, è molto diversa dalla nostra, a rendere incomprensibili passaggi testuali come quello che ho appena letto. L'oscurità è nel contenuto, o meglio, è nel fatto che il discorso di Cunisar è lacunoso e enigmatico. Allora, i problemi su cui interrogarsi mi sembrano due. Primo, come mai Dante usa un linguaggio così oscuro da essere quasi incomprensibile? E due, punto da cui siamo partiti, perché nonostante ciò la commedia ci piace al punto che la sentiamo, come dicevo, uno dei pochi testi antichi ancora attuale? Vorrei cercare di rispondere a queste due domande e prendo parto da uno dei canti più famosi in assoluto della commedia, il decimo dell'Inferno, il canto in cui Dante dialoga con Farinata dell'Inferno. Ne leggo un pezzo di questo canto, so benissimo che è molto noto, ma giusto per rinfrescare la memoria. Allora, la
situazione la sappiamo, Dante e Virgilio camminano conversando fra loro tra le arche infuocate dentro le quali sono pulite le anime degli eretici, quando all'improvviso una voce di uno sconosciuto si rivolge a Dante: o tosco, che per la città del fuoco vivo te vai così parlando onesto, piacciati di restare in questo luogo. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria natio alla quale forse fui troppo molesto. Subitamente questo suono uscio di una delle arche, però m'accostai temendo un poco più al tuo cammino. Ed egli mi disse: volgiti, che fai? Vedi la farinata che sei dritto, dalla cintola in su tutto il vedrai. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed el sentea col petto e con la fronte come avesse l'inferno in gran scritto. E l'animose man del duca e pronte mi pinse tra le sepolture a lui, dicendo: le parole tue sian conte. Come io al piede della sua tomba fui, guardommi un poco e poi quasi sdegnoso mi domandò: chi fuor di maggior tui? Io che era di vivir desideroso non gliel celai, ma tutto gliela persi. Onde levò le ciglia un poco in suso, poi disse: fieramente fuor avversi a me e a miei primi e a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Sei fu cacciati e tornar d'ogni parte, risposi io lui, l'una e l'altra fiata, ma i vostri non ha preso ben quell'arte. Allora sorse alla vista scoperchiata un'ombra lungo questa infino al vento, credo che si era in ginocchio elevata. D'intorno mi guardò come talento avesse di veder salve era amico, e poi che il sospecciar fu tutto spento, piangendo disse: se per questo cieco carcere vai per altezza d'ingegno, mio figlio v'è, e perché non è teco? E io a lui: da me stesso non vedo, colui che attende là per cui mi mena, forse cui il guido vostro ebbe a disdegno. Le sue parole e il modo della pena m'avean di costui già letto il nome, però fu la risposta così piena. Di subito drizzato gridò: come dicesti? Egli ebbe, non vivelli ancora, non fiere gli occhi suoi lo dolce lume? Quando s'accorse d'alcuna dimora ch'io facea dinanzi alla risposta, supina decante e più non parve fuori. Ma quell'altro magnanimo, a cui posta restato m'era, non mutò aspetto, né mosse collo, né piegò sua costa, e se continuando al primo detto, se gli han quell'arte disse male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Ma non 50 volte sia raccesa, la faccia della donna che qui regge, che tu saprai quanto quell'arte pesa. E se tu mai nel dolce mondo regge, dimmi, perché quel popolo è si empio e contra miei in ciascuna sua legge? Ond'io lui, lo strazio, il grande scempio che fece l'arbia colorata in rosso, tal orazion fa far nel nostro tempio. Poiché ebbe sospirando il capo mosso, a ciò non fui io solo, disse, né certo, senza cagion con gli altri sarei mosso, ma fui io solo, là dove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza, colui che la difese a viso aperto. E adesso chiedo scusa, ma dovrò fare una cosa forse un po' noiosa. Vedrete un po' più avanti il motivo per cui lo faccio. Cioè farò una sorta di riassunto dei versi che ho appena letto. Dunque, riprendiamo. Dante e Virgilio conversano tra di loro camminando fra le tombe ardenti nelle quali sono pulite le anime degli eretici.
eretici, tra i quali vi è il filosofo Epicuro con tutti i suoi seguaci. Camminano quando poi all'improvviso una voce li interrompe per apostrofare Dante. A parlare è l'ombra di Manente degli Uberti, detto Farinata. Manente era stato il capo del partito ghibellino di Firenze fino alla sua morte nel 1264, e nel 1283, quasi 20 anni dopo, un processo postumo lo aveva condannato come eretico cataro. Tra il guelfo Dante e il ghibellino Farinata si sviluppa, come prima abbiamo visto, un dialogo a botte e risposte, un dialogo teso. Farinata ricorda di avere cacciato per 2 volte dalla città gli esponenti del partito guelfo. Era successo nel 1248 e nel 1260, dopo la battaglia che i fuoriusciti imperiali avevano vinto a Montaperti. Dante ribatte che entrambe le volte i suoi sono ritornati in Firenze nel 1251 e nel 1266, mentre dal tempo della loro ultima cacciata, che era avvenuta nel 1283, i ghibellini non avevano più fatto ritorno in città. A questo punto il dialogo fra i due è interrotto perché dalla stessa tomba in cui c'è Farinata si leva l'anima di un altro dannato. È l'anima di Cavalcanti, il padre di Guido che era sposato con una figlia di Farinata. Cavalcante si guarda attorno e poi, con un atteggiamento sconsolato, chiede a Dante: ma come mai, se il privilegio di aggirarsi per l'inferno gli era stato concesso per l'altezza d'ingegno, come mai suo figlio Guido, di ingegno altrettanto elevato, non era con lui? Cavalcanti viene tratto in inganno dalle parole di Dante e chiede disperatamente se il figlio sia ancora in vita, e poi, siccome Dante esita a rispondere, interpreta questa titubanza di Dante come un segno che Guido è morto. Quindi, senza più aggiungere una parola, ricade nella tomba. Farinata riprende il dialogo esattamente al punto in cui era stato interrotto e profetizza a Dante che anche lui, prima che passino 50 mesi da quel momento, conoscerà quanto sia gravosa l'arte di ritornare in patria. E in effetti, dopo il fallimento nel giugno del 1304 dei tentativi del cardinale Niccolò da Prato, inviato dal Papa, tentativi di fare rientrare i bianchi in Firenze, e dopo la sconfitta nel luglio di quello stesso anno che i bianchi subiscono alla Lastra, Dante si distacca dalla coalizione di bianchi e ghibellini. È venuta meno la speranza di una rivincita della sua parte politica, cercherà di rientrare a Firenze attraverso un accordo personale, una amnistia ad personam. Poi a Dante, che ricorda come l'odio dei fiorentini nei confronti suoi e della sua famiglia dipenda dal ricordo sempre vivo della strage di concittadini che era stata fatta a Montaperti, a Dante Farinata obietta che al congresso dei ghibellini che si era tenuto a Empoli, dei ghibellini vincitori che si era tenuto a Empoli, era stato solo lui a opporsi
a radere al suolo la città. Nel proseguo del canto, che non vi ho letto, una volta che viene sciolto il dubbio sollevato dal comportamento di Cavalcanti sul perché le anime dannate possono sapere ciò che sulla terra, in terra, accadrà nel futuro, ma non possono vedere gli avvenimenti presenti, una volta sciolto questo dubbio, Dante chiede a Farinata di riferire all'ombra scomparsa che suo figlio vivo è ancora qui, vivo suo figlio Guido. E poi Farinata nomina tra i suoi compagni di pena l'imperatore Federico II di Svevia e il cardinale Ottaviano degli Ubaldini, che era stato il principale capo ghibellino dell'Italia centrale fino alla sua morte nel 1275. Ora, benché questo sia tra gli episodi più noti in assoluto della commedia, mi sono dilungato a riassumerlo per mostrare cosa? Per mostrare che anche un riassunto tutto sommato succinto come quello che ho fatto fornisce al lettore molte più informazioni di quante non ne fornisca il canto dantesco. Perché nel canto di Dante Epicuro è un pur nome. Tutte le filosofie materialiste sono concentrate in due soli versi, Epicuro e tutti i suoi seguaci, che l'anima col corpo morta fanno. Ridotti a puri nomi sono anche l'imperatore Federico II e Ottaviano degli Ubaldini. Quest'ultimo, anzi, è designato nel canto solamente con l'appellativo di cardinale. Qua dentro è il secondo Federico e il cardinale. Ma anche il personaggio principale è identificato soltanto dal nome di battesimo, no? Anzi, è identificato soltanto dal soprannome. Vedi la Farinata. L'identità di Cavalcante Cavalcanti è nota a Dante personaggio, lo ricorda Dante personaggio, lo riconosce, ma non è svelata al lettore. Il lettore deve partire da un semplice nome di battesimo, Guido, e partendo da questo nome pronunciato dall'ombra che sta parlando può ricostruire l'identità del padre, cioè del locutore di Dante. Farinata è qui fra le tombe dove sono puniti gli eretici. E qui perché è eretico. Ma al processo per eresia che Farinata ha subito dopo la morte non si fa cenno alcuno. Ma è questa condanna quella che motiva la presenza di Farinata nel cerchio degli eretici. Si parla delle lotte politiche fiorentine nel canto, ma non c'è nessuna determinazione storica. Per due fiatri dispersi e intorno l'una e l'altra fiata, ma tutto è indeterminato. Persino la battaglia di Montaperti è ricordata attraverso che cosa? La menzione del fiume che scorre vicino al campo di battaglia, no? Il grande scempio che fece l'Arbia colorata in rosso. Congresso di Empoli. Il congresso di Empoli è presupposto nel canto. È presupposto dalle parole di Farinata. Ma fu io solo, laddove sofferto fu per ciascun di torre via Fiorenza, cioè a Empoli,
colui che la difesi a viso aperto. Delle vicende che poi portarono allo scontro decisivo tra bianchi e neri e che portarono al bando di Dante, non si dice assolutamente niente. In compenso, Farinata profetizza a questo personaggio che sarà estremamente gravoso per lui ritornare in patria. Ma attenzione, fino a questo punto nessuno ha mai detto a Dante, siamo nel 1300 nella finzione, nessuno ha mai detto a Dante che sarà bandito da Firenze, e mai questo discorso viene fatto in maniera esplicita. La prima volta che si parla di Esilio si parla della sua difficoltà a rientrare. Quindi abbiamo un personaggio a cui si profetizza la difficoltà a rientrare in patria, ma a cui non è mai stato detto che da quella patria sarebbe stato cacciato. Ora, con questo discorsetto io ho dato più informazioni di quelle che mi ha dato Dante con il suo canto. Partiamo da qui allora. I primi lettori, i primi commentatori della commedia sono unanimi nel celebrare la commedia come un'opera che contiene gran parte dello scibile umano, no? Insomma, come una grande enciclopedia dei saperi, e non è che avessero torto. La commedia è anche una grande enciclopedia dei saperi, un'enciclopedia che va dalla fisica, alla cosmologia, all'etica, alla teologia, alla storia, alla politica, eccetera, eccetera. Ma nella commedia non tutto è di impostazione enciclopedica. L'episodio di Farinata, per l'appunto, contraddice quell'impostazione. In un'enciclopedia il compito primario è quello di informare e di insegnare. In questo canto, invece, il discorso procede per allusioni, per sottintesi, per rapidissime annotazioni. Quindi, per molte sue parti possiamo dire che la commedia è un'enciclopedia, ma per altre dobbiamo rovesciare quell'affermazione. Io credo che di dover dire, che si possa dire che in zone non secondarie del suo racconto, la commedia è il primo libro che per la sua piena e totale comprensione richiede l'aiuto di una grande enciclopedia. Ci vuole una enciclopedia per leggere la commedia, non la commedia che è un'enciclopedia dei saperi. Ci vuole l'aiuto di una grande enciclopedia, perché il testo spesso non è autosufficiente. È un testo che necessita molte volte di essere integrato da nozioni e da conoscenze che quel testo non fornisce. Attenti però, il lettore del canto decimo, dell'inverno, non solo deve sapere molto bene la storia di Firenze, ma deve conoscere anche non pochi particolari della biografia umana, letteraria, politica di Dante. Per esempio, deve sapere quali fossero stati i suoi rapporti con Guido Cavalcanti, e quindi nemmeno una cultura enciclopedica al limite è sufficiente. Insomma, il lettore ideale della commedia dovrebbe avere le stesse conoscenze che ha l'autore della commedia. Ora, questa tecnica narrativa
basata sull'allusione di sottinteso, lo scorciamento, che ho esemplificato con Farinata, non è costante nella commedia. Questo modo di rappresentare è proprio, anche con qualche eccezione, di quelle parti della commedia nelle quali si parla di fatti storici, fatti cronachistici, che coinvolgono in modo particolare il personaggio Dante. Lo coinvolgono o perché Dante autore ne ha fatto esperienza, o perché quegli eventi si sono riverberati poi nella sua vita, o anche perché attraverso il loro racconto Dante autore prende posizione sull'attualità politica. Penso che molti di voi avranno ben presente il grande libro di Erich Auerbach, Mimesis, grande libro che si apre con un capitolo dedicato a Omero e alla Bibbia. Alla fine di questo capitolo, Auerbach, libro dedicato, dice il sottotitolo, il realismo nella letteratura occidentale, cerca di definire i tipi di realismo nella lunga diacronia. Alla fine del primo capitolo Auerbach sintetizza le caratteristiche dei due tipi stilistici fondamentali che sono emersi dalla sua analisi di Omero e della Bibbia e che poi terrà come poli di riferimento nei capitoli successivi. Due tipi stilistici, uso le parole di Auerbach. Tipo stilistico omerico. Il tipo stilistico omerico, secondo Auerbach, è caratterizzato da, cito, descrizione particolareggiata, luce uguale, collegamenti senza lacune, espressione franca, primi piani, evidenza, limitazione per quanto è sviluppo storico e problematica umana. Tipo stilistico biblico, caratterizzato da rilievo dato ad alcune parti, oscuramento di altre, stile rotto, suggestione del non detto, sfondi molteplici e richiedenti interpretazione. Questi sono due modi diversi di rappresentare la realtà. Uno la vede dall'esterno e quindi la ritrae nella sua compiutezza, l'altro la vive nell'interno, dall'interno, e quindi la percepisce, soprattutto la fa percepire a sprazzi, con illuminazioni improvvise ma anche con ampie zone d'ombra. Questo secondo stile, se così lo chiama Auerbach, è lo stile della commedia, o meglio, è lo stile della commedia che resta più impresso, perché in realtà nella commedia convivono modi diversi di raccontare e quindi modi diversi di rappresentare la realtà. Un modo mimetico, per esempio. Dante costruisce un mondo immaginario, i tre regni dell'aldilà, che è un mondo di pura immaginazione, totalmente inventato, ma lo fa usando una tecnica mimetica, cioè riproduce nel mondo ultraterreno il mondo terreno e quindi suscita un forte effetto di realtà. Insomma, la geografia dei tre regni è descritta con precisione,
con precisione, ricchezza di dettagli, sono descritte le fasi del viaggio del protagonista, le azioni dei comprimari, i movimenti dei demoni, degli ufficiali, degli angeli, dei dannati, delle anime, eccetera. Cioè, al lettore non è richiesto di integrare informazioni che mancano. Al lettore vengono dati tutti gli elementi affinché possa ricostruire, insomma, vedere mentalmente un universo di cui altrimenti non avrebbe cognizione. Se vogliamo usare una terminologia d'attualità, possiamo dire che Dante edifica una città virtuale che suscita la piena illusione di essere vera. E questa città la popola di abitanti. Ma nel dare vita agli abitanti, Dante usa solo in parte e solo per alcuni di essi le tecniche di tipo mimetico che ha impiegato nel costruire l'ambiente cittadino, quelle tecniche mimetiche appunto da cui scaturisce l'illusione di realtà di quell'ambiente urbano. Insomma, vuole dire che in quella città ci sono persone delineate nella loro completezza psicofisica, fornite di una biografia, collocate in bella vista, ma ci sono anche altre figure, decine e decine di figure che sono rappresentate in modi tendenzialmente riassuntivi e scorciati. Cioè, di alcuni possiamo vedere il corpo e sentire la voce, di altre, mute, è evidenziato solo un tratto somatico, di altre una particolarità psicologica. Spesso la loro presenza è segnalata dal puro nome. Quindi nei loro confronti Dante non usa una tecnica mimetica. Anzi, potremmo dire addirittura, se prendiamo come parametro l'aderenza alla realtà, che usa metodi di raffigurazione antirealistici. Ora, tra gli abitanti di quel mondo ultraterreno, quelli che sono rappresentati in questo secondo modo, quello che ho definito antirealistico, non sono i personaggi immaginari o comunque che afferiscono al mondo dell'aldilà, ma sono in gran parte i personaggi storici, cioè i personaggi che sono approdati nell'aldilà provenendo dal nostro mondo. Anime, ma anime con un carico di vita vissuta. E allora emerge una sorta di contraddizione. Ciò che è immaginario è concreto e realista. Ciò che è storico è ridotto a pochi segni e affidato alla lucidità. Ma questo secondo aspetto non è meno realistico del primo. Vorrei mi fermerò su questo punto. Sorge spontanea una domanda: ma perché Dante non fornisce al lettore le informazioni necessarie perché possa capire ciò che dicono i suoi personaggi? Ma intanto si può dire che Dante scrive sempre in tutta la commedia che ha, che ha impiegato un bel tratto, che ha impegnato un bel tratto della sua vita, scrive sempre per lettori a lui vicini che conoscono benissimo i fatti e i personaggi di cui parla e pertanto sono lettori che non hanno bisogno di spiegazioni particolari per capire le allusioni e i tratti che a noi invece restano oscuri o sembrano enigmatici. Allora, riprendo quei versi di Cunizza
da cui ero partito, no? Noi lettori li decifriamo facilmente, ma le decifriamo facilmente solo perché possiamo avvalerci dei risultati della ricerca storica. Quindi per noi le predizioni che Cunista fa in quei versi al personaggio Dante si compongono in un quadro politico coerente. Che cosa predice Cunista in sostanza? Dice che i padovani, colpevoli di non avere riconosciuto il potere di vicario imperiale di Cangrande, saranno sconfitti da Cangrande negli Aquitrini presso Vicenza. Questo accade nel dicembre 1314. Vi prego di prestare attenzione alle date. Dicembre 1314. Poi dice che il signore di Treviso, Rissardo da Camino, il figlio di Gerardo, sarà ucciso in una congiura. Accadrà nel 1312. E infine che il guelfo Alessandro Novello di Treviso, vescovo di Feltre, tradirà i fuoriusciti ghibellini di Ferrara che si erano rifugiati presso di lui e li riconsegnerà al vicario di Roberto d'Angio in Ferrara, cioè a Pinuccio della Tosa, e faranno un orribile fine. E questo accadrà nel 1314. Noi ci avvaliamo della ricerca storica e leggiamo questi avvenimenti nei versi, nelle parole che Cunista pronuncia al personaggio Dante. Ma perché ci avvaliamo della ricerca storica? Ma ai tempi di Dante c'era un pubblico che per capire quelle parole di Cunista non aveva bisogno di particolari apparati esegetici. Era costituito dalle persone che gravitavano intorno agli scaligeri, insomma era costituito dai gruppi dirigenti veneti ferraresi che avevano freschissimo nella memoria quegli eventi, ed è proprio pensando a loro che Dante scrive quei versi, cioè è sapendo che loro capivano, che mette in bocca a Cunista parole che invece a noi restano oscure. Come l'ho già detto e lo ripeto, da quando scrive di politica, Dante scrive per i suoi contemporanei, che è chi gli è anche cronologicamente vicino, e scrive di cose fresche, di cose appena accadute. Mi è capitato di scrivere, e una cosa che scriverei ancora, che la commedia è per molti aspetti un instant book scritto a ridosso degli eventi. Allora, nella finzione della commedia Cunista però non parla né ai veneti né ai fiorentini. Beh, Cunista sta parlando a un personaggio di nome Dante che in un giorno di fine marzo del 1300 le ha manifestato il desiderio di sapere chi lei sia. Ora, questo personaggio, che è una trasposizione dell'autore, questo personaggio che sta parlando con Cunista, come può capire nel marzo del 1300 quelle allusioni così oscure
a fatti, a avvenimenti che si verificheranno 12, 13, 14 anni dopo? Come può dare nome a persone della cui esistenza nel 1300 lui non sa niente? Can Grande della Scala, i Caminesi, il Vescovo di Feltre, lo stesso Pinuccio della Tosa, che pure è fiorentino, dovrebbero essere nomi del tutto oscuri per questo fiorentino di nome Dante che nel 1300 mai aveva messo piede nel Veneto. Cunisa non è che gli fornisca informazioni tali che egli possa decifrarle. Eppure il Dante personaggio non chiede spiegazioni, non domanda, non commenta le affermazioni di Cunisa. Cioè sembra che tutto gli risulti chiaro. Ma se è così, se al Dante personaggio risultano chiare le parole di Cunisa, dobbiamo concludere che il personaggio Dante ha la stessa consapevolezza e la stessa conoscenza dei fatti che ha l'autore. E quindi dobbiamo concludere che in episodi come questo c'è una sostanziale identità tra l'io che parla nel 1300 e l'io che scrive nel 1315. Ecco perché non è necessario spiegargli le allusioni, decrittare i lati oscuri, colmare le lacune. Ma di tutto ciò ci sono delle vittime. Le vittime siamo noi lettori, che non abbiamo esperienza di quei fatti e come Dante non fornisce i dati necessari per capire. Vorrei riprendere per concludere l'immagine della città virtuale, non più virtuale in questo caso. Ipotizziamo che uno capiti in una città sconosciuta e ne percorra le strade, cammina tra la folla e tra la folla può capitare che riconosca qualcuno che lui ha già incontrato in un altro luogo o che gli è noto per altri motivi, ma evidentemente più delle volte si imbatte in sconosciuti. Può avere di questi sconosciuti una conoscenza indiziaria, che può anche precisarsi, ma che il più delle volte resta una semplice suggestione. Beh, io credo che anche il lettore della commedia percepisca l'universo fittizio del libro allo stesso modo. A volte con piena cognizione di ciò che vede e ascolta, altre volte con cognizioni solo parziali, spesso semplicemente per intuizione, per induzione, non di rado, senza comprendere ciò che vede e ascolta. Questo mi sembra uno dei tratti di più straordinaria modernità della scrittura di Dante. La sua scrittura ha la capacità di riprodurre non tanto il reale o non solo il reale, ma di riprodurre i meccanismi di percezione del reale che sono propri dell'esperienza umana.
E questo io credo il tratto che più di ogni altro fa della commedia un libro ancora attuale, un libro che ancora ci attrae e ci spinge a immedesimarci. Perché? Ma perché se ci pensate, il modo di rappresentazione ellittico e scorciato, soprattutto il fatto che il testo non sia autosufficiente, ma richieda di essere integrato uscendo dal testo, tutto ciò è uno dei caratteri tipici della letteratura moderna. Si potrebbe ampliare il discorso, dire non solo della letteratura, ma del modo in cui l'arte moderna percepisce e rappresenta la realtà. Penso è evidente, per esempio, che così funziona la rappresentazione cinematografica, la rappresentazione legata alle immagini di movimento. Ma per restare alla letteratura, anche in letteratura, anche la letteratura che ormai da tempo è nostra, quella di cui noi ci nutriamo, questo elemento è assolutamente fondamentale. Una letteratura in cui anche il non detto è carico di significato. E credo che non sia casuale che il testo moderno che più assomiglia nelle sue tecniche di rappresentazione alla commedia sia stato scritto sei secoli dopo e sia uno di quei testi che per l'appunto hanno fondato la modernità. Mi riferisco all'Ulisse di James Joyce. Grazie. Ringraziamo anzitutto il professor Sant'Agata per questa bellissima lezione, piena di suggestioni, piena di lanci anche in tante direzioni, ma piena anche di letture dantesche, ecco, perché insomma qualche volta sarebbe facile insomma partire da Dante per parlare di tutt'altro. In realtà il professor Sant'Agata ha parlato di tante cose tenendo ben focalizzata l'attenzione su Dante, sul testo dantesco, sulla lettura di Dante. Credo che ci sia spazio per qualche intervento, se qualcuno del pubblico vuole esprimere il suo parere, fare qualche osservazione, fare qualche domanda al professor Sant'Agata. C'è qualcuno che ha intenzione di... Ah, ecco, benissimo. Magari ci facciamo. Michele Fiorillo, sono un italianista, ho studiato filosofia e proprio su questo vorrei centrare la mia domanda. Cioè, lei ha forzato nella determinata direzione l'interpretazione di Dante, appunto l'attualità, se ho capito bene, detto, l'attualità di Dante perché lui in qualche modo riproduce il modo in cui noi costruiamo la realtà. Percepiamo e costruiamo la realtà. Quindi quasi diciamo un Dante kantiano. Ma allo stesso tempo lei sa bene che Dante è considerato anche dagli stessi commentatori come un filosofo, diciamo, in questa enciclopedia lui dà una visione del mondo e costruisce e sviluppa la stessa visione del mondo appunto cristiana. Quindi mi interessava capire insomma tutta l'interpretazione anche simbolica di Dante, qualcuno parlava anche delle influenze arabe, no? Tutto questo discorso sulla simbologia, come entra in tensione con questa prospettiva. E anche il fatto che la filosofia materialista sia ridotta in poche righe. Ecco sì. Probabilmente c'è una ragione, insomma, evidente che
questa è una grande distanza da Dante, se in qualche maniera il nostro mondo, perlomeno quello occidentale, invece deve molto a quella filosofia materialista, anche nella contraddizione. Tutto questo dicendo che sul canto decimo è interessante, come lei sa, che si sia concentrato molto, sollecitato quando era studente, riprendendo quegli studi quando era in carcere, Antonio Gramsci, probabilmente identificandosi proprio con quegli eretici. Grazie. Beh, io qui parlo di letteratura, ho parlato di letteratura in maniera specifica, di modalità di rappresentazione letteraria. Rispetto all'impianto filosofico-teologico della commedia, io non ne ho parlato, ma credo che lei abbia colto che poi era sullo sfondo del mio discorso, perché quello che mi chiedevo io è, per l'appunto, noi siamo abbastanza lontani da quella visione del mondo e da quella interpretazione del cosmo. Anche un credente di oggi è lontano da quel tipo di teologia, e quindi non è, ma è perché, se questo tipo di contenuti noi abbiamo, non li sentiamo più nostri, noi comunque seguitiamo a sentire nostri il modo in cui Dante parla di quei contenuti. Questo era il problema che io mi ponevo, e poi cercare di dare una piccola risposta, perché è un problema naturalmente grossissimo. Per quanto riguarda gli influssi arabi, io mi dico brevemente, io non ci credo a queste cose, non ci credo proprio. Se c'è una cosa che mi dà fastidio è l'idea che tutto lo scibile umano sia passato attraverso Dante, uomo di pochissime letture, ma uomo di ingegno e di genio sconfinato, e noi tendiamo effettivamente a fargli leggere, conoscere e interpretare tutto quello che la specie dell'umanità ha prodotto prima di lui. Ma posso sbagliarmi, naturalmente è ben lieto di essere smentito, ma io seguito a essere dell'opinione che un grande nemico dei nostri studi, della nostra capacità di essere mediatori fra i grandi testi e il pubblico, perché se noi non siamo mediatori e non siamo in grado di fare apprezzare i grandi testi al pubblico, abbiamo fallito la nostra mission, il nostro senso sociale è questo, non è altro, che tutto questo sia gravemente danneggiato dalla tendenza all'iperinterpretazione e al ficcare dentro ai poveri versi di Dante o di altri autori martoriati tutta una serie di cose che si accumulano a catena e che alla fine nascondono il verso di Dante, per fare vedere invece un accumulo di pseudoscienza che in realtà è muta per chi non è addetto ai lavori. Massimo, Giuseppe Chieti chiede la parola. Allora, vorrei rivolgere a lei un'obiezione, in realtà una domanda in forma di obiezione, che riguarda proprio il titolo che mi ha sollevato già da subito perplessità quando l'ho visto. Perché intanto noi constatiamo tutti in vari ambiti come il testo di Dante effettivamente tenga per dire nelle scuole, tenga nelle piazze anche. E mi sono anch'io domandato, visto che c'è questo piacere della lettura, da dove derivi questa attualità di Dante. Ecco.
se devo darmi una risposta è questa, è che mi pare che Dante sia stato inattuale, non tanto per noi, non soltanto per noi, ma sia stato inattuale nel tempo in cui lui è vissuto, perché diciamo inattuale la posizione ideale delle massime istituzioni, e così il problema del rapporto con la città, il problema materno e tragicamente materno della città. Ecco, tanto è vero che poi per dare una soluzione, un'origine, che era sempre del passato tra l'altro, di quello che avveniva nel presente, per tentare una spiegazione, lui si affida a interlocutori considerati come remoti. Ecco, penso a Cacciaguida ovviamente, ecco, soprattutto. Questa arretratezza, come dire, questa inattualità, ecco meglio, intrinseca del linguaggio di Dante, gli permette di svolgere quel discorso proprio che tu rilevavi adesso, cioè di parlare del perché delle cose che non si capiscono attraverso un'origine lontana, un'origine remota, creando lo spazio per il linguaggio, per dire anche appunto però criptico, profetico e quant'altro. E a noi forse, e questo forse paradossalmente però è l'attualità, forse raccoglie in noi la posizione, diciamo così, antropologica del moderno, dell'attualità o del postmoderno, perché siamo addirittura posti a qualcosa, nel fatto che il perché delle cose si è sgretolato. Quindi possiamo trovare in Dante, nella sua inattualità profonda, la sua attualità. Ma non siamo molto lontani, credo, nel modo di leggere il poema. Tu hai parlato di un'attualità del linguaggio, no? Io parlerei di un'attualità della visione del mondo di Dante rispetto a voluta e di cui era perfettamente consapevole, peraltro, no? Cioè è evidente che rispetto alla società e alla cultura, alla società contemporanea, Dante si colloca altrove, essenzialmente si colloca nel passato. Era un grande reazionario, incapace di cogliere, non meglio, capacissimo di cogliere i segni della modernità, ma incapace di giudicarli positivamente. Vedeva il male nel moderno, vedeva il male nel progresso. Contemporaneamente però, e questa è una delle contraddizioni secondo me più affascinanti di Dante, era esattamente il contrario quando parlava della cultura, della lingua, della cultura. È una contraddizione, ripeto, che mi affascina molto. Quest'uomo che ha come obiettivo supremo quello di interrompere il tempo, il suo grande ideale sarebbe fermare il tempo, bloccare il flusso della storia, una società ordinata con un imperatore e giù a catena che resta sempre immobile, quindi un'utopia regressiva che lui presenta e che poi diventa proiettata nell'immaginario la corte divina in qualche modo, fuori dal tempo però. Beh, quest'uomo che ha questo obiettivo, quando parla di lingua, quando parla di sistemi culturali, quando parla di fenomeni artistici, è invece colui che con un anticipo straordinario e geniale, è colui che capisce che la vita della cultura, della lingua, delle arti è nell'evoluzione, nel continuo cambiamento. Questo è uno degli aspetti, io credo, più geniali di Dante, che se non fosse stato l'autore della commedia, credo che oggi sarebbe ricordato come uno dei più grandi linguisti che siano esistiti, proprio per questi aspetti. Adesso non
me ricordo più dove volevo andare a parlare per rispondere alla tua domanda, però credo che in realtà siamo, ripeto, abbastanza in sintonia nel leggere la commedia, che poi non è solo questo, cioè è un libro talmente ricco che ammette, consente e sollecita una pluralità di punti di vista e di approcci. Sì, grazie intanto Marco per questa bellissima lezione, e anche siccome ci sono tanti studenti un po' più giovani, tu ne hai fatto un cenno nel corso della lezione e ti chiedevo magari di dirci qualcosa in più. Ecco, questa idea della commedia come instant book è un'idea che è venuta fuori negli ultimi 10 anni, possiamo dire così, prepotentemente, a partire dagli studi di Pasquini da un lato e di Umberto Carpi e poi dall'altro. Allora volevo l'idea, cioè che Dante scrive in presa diretta con quello che gli accade e quindi c'è una corrispondenza quasi immediata tra gli eventi che vede e che poi ritrae. Volevo chiederti se puoi dirci qualcosa in più, perché è proprio una delle tendenze critiche più recenti e forse anche più interessanti, condivisibile o meno, io la condivido meno, però è molto interessante senz'altro. Sì, perché questa idea coglie un altro aspetto che può apparire a prima vista fortemente contraddittorio. Cioè, noi abbiamo un poema, andiamo davanti a un poema, che sembra progettato dall'inizio alla fine con pochissimi scompensi, no? Ma un poema che sembra uscire da un'unica colata, no? Da un pezzo compatto. Come se Dante avesse fatto, buttato su carta o mentalmente costruito un progetto preciso in tutti i suoi particolari, dopodiché lo avesse realizzato. E in realtà sappiamo che non è così, che è un poema che nasce in un certo modo e procede per anni e anni cambiando direzione anche, a volte cambiando in maniera opposta direzione, e proprio perché segue, perché sul poema si proietta l'esperienza di vita dell'autore che sta scrivendo e quindi del suo modo diverso di guardare, di giudicare il mondo, di vedere se stesso in società. È un poema che tiene conto del fatto che Dante cambia di città, cambia di gruppi sociali di riferimento. Tutto questo si ripercuote in maniera evidente sul libro e alla fine però resta la sensazione di grosso corpo unitario, di questo blocco unitario. È uno dei miracoli, lo trovo, di Dante. Scrivo giorno per giorno come se fossi un giornalista, appunto, e quello che salta fuori è il monumento inscalfibile. Un esempio solo facciamo di questa sua aderenza. Ho preso Farinata prima come testo di riferimento. Perché c'è Farinata? Perché era eretico, non gliene fregava niente a Dante, oltretutto tutti sapevano che non era vero, che si era trattato di un processo semplicemente per spogliare gli Uberti dei loro averi. Quindi non è, certo, formalmente è lì per quello, ma Farinata è lì perché è capo Ghibellino. Ed è in compagnia con il grande capo di Bellini, Federico II, che a sua volta è in compagnia, c'è tutta la gerarchia, Federico II, il capo supremo, il cardinale degli Ubaldini, il capo dell'Italia centrale,
Farinata il capo di Firenze, no? Sono rappresentate le massime autorità del mondo ghibellino di allora, di prima, poi ce n'è un altro del mondo di Duno. E quindi è lì per quello, perché Dante vuole, come dire, mentre scrive l'inferno è in attesa in qualche modo della grazia. Lui si aspettava che venisse un provvedimento di amnistia, di clemenza da parte di Firenze, provvedimento da lui sollecitato. Contava su un intervento di amici come Moroello Malaspina, probabilmente sulla mediazione di Cinque Pistoia e sul sostegno di Corso Donati, il capo del partito dei neri vincitori, parente della moglie di Dante. E quindi lui prende posizione anti-ghibellina, cioè gli interessa contrastare Farinata, gli interessa opporsi a Farinata, gli interessa rivendicare noi guelfi siamo rientrati, voi ghibellini non rientrerete, perché vuole presentarsi come un guelfo, qui il discorso sarebbe lungo ma l'accenno soltanto, come un guelfo in genere. E andando avanti verso la fine prende un altro personaggio importantissimo dello schieramento ghibellino, che è il Montefeltro, Guido da Montefeltro, e gliene dice di tutti i colori, cioè questo famoso per essere un grande condottiero viene tacciato di essere semplicemente uno che vince con l'astuzia e con la frode, un fraudolento, altro che eroe, altro che... Perché? Ma chi era Guido da Montefeltro? Dopo la morte di Manfredi, Guido da Montefeltro è stato il più importante esponente del mondo ghibellino in Italia, e lui è dagli addosso ai ghibellini. È sincero nel fare ciò? Forse no, perché lui aveva già maturato idee completamente diverse, aveva già scritto con Bibbio e De Vulgari quando scrive questi canti infernali. Forse non è sincero. Alla fine dell'otto muore Corso Donati, di tornare a Firenze non se ne parla assolutamente più, finisce di scrivere l'inferno, attacca a scrivere il purgatorio, e come comincia col purgatorio? Comincia con Manfredi. Manfredi era, come dire, nemico della Chiesa, forse più considerato nemico della Chiesa, forse più di Federico II, del padre, e lui lo salva e lo mette in purgatorio, dicendo che è la Chiesa che ha sbagliato nei confronti di Manfredi. Prima è stato costretto a mettere il suo idolo Federico II all'inferno, adesso che ha un'altra prospettiva anche di vita, in qualche modo dice quello che pensa e salva Manfredi. E poi che incontriamo? Contiamo Buonconte da Montefeltro, che è il figlio di Guido, ghibellino, che combatteva a Campaldino contro Dante nelle file, e prima ha infamato il padre, adesso salva il figlio, Buonconte. La commedia è fatta di queste cose qui, che se noi le cogliamo, le seguiamo, io credo ne abbiamo un arricchimento nella lettura. Anche questo, secondo me, capire queste cose getta un fiume di vita in più.
dentro al libro, lo arricchisce proprio di questa sensazione di testo vitale che nasce dalla vita, che fa letteratura, come dire, ma poi l'aspetto della letteratura a un certo punto si dimentica, perché quello che prevale è questa vitalità di fondo del testo che abbiamo davanti. C'è qualche altra domanda? Qualcuno che vuole intervenire ancora? Devo chiedere solo una specifica rispetto a questo discorso, da ignorante, ma come circola esattamente mentre lo scrive il Canti della Commedia? Ci sono fogli volanti che fa leggere a Can Grande? Ci sono ipotesi, no? C'è chi pensa che potessero circolare a gruppetti, chi pensa che potessero invece circolare singolarmente. Direi che una cosa io credo si possa affermare con sicurezza, cioè che lui in ogni caso ne dava lettura, quando si trovava ospite lui leggeva, che se ne facesse anche copia è possibile, ma la tradizione non ci consente di dire questo, ma che lui ne desse lettura, se lui si va a Poppi, presso il Battifolle, va a Poppi dopo che ha scritto l'Inferno, e il Battifolli è sposato con la figlia del conte Ugolino di Pisa, di cui lui gherardesca, è possibile che lui non abbia letto a Poppi e al gherardesca il canto del conte Ugolino? È possibile che con tutta la rete parentale fittissima e estesa dei gherardesca in mezzo a Toscana e soprattutto a Pisa, quel canto di Ugolino non fosse arrivato alle orecchie dei pisani, che non dovevano essere particolarmente lieti di essersi sentiti chiamare vituperio delle genti del paese, sarà arrivato. E allora, quando due anni dopo Dante arriva a Pisa, come l'avranno accolto con la banda? Benissimo. Qualche altra domanda? Il tasto, volete approfittare ancora di qualche minuto? Ecco, vedo in fondo una si alza, poi chiudiamo magari. Solo una sollecitazione. La sua ultima frase nel suo intervento ha mosso in riferimento all'Ulisse di Joyce, e come ha presentato la sua frase, francamente mi aspettavo la recherche di Proust per certe somiglianze tra l'immaginario e il reale, questo flusso, no? Il flusso fra la letteratura e la vita. È pertinente secondo lei questo riferimento? Non sono sicuro, però non lo escludo, ma non sono sicuro. A me viene in mente Ulisse, perché in fondo anche lì è un testo linguisticamente difficile, con il mio inglese impossibile, ma anche in traduzione molto complicato, eppure anche lì non è tanto un problema di lingua, no? È che bisognerebbe conoscere Dublino strada per strada, pub per pub, negozio per negozio, per muoversi in maniera competente all'interno di quel romanzo. Cioè il lettore di Ulisse dovrebbe avere, credo, le stesse conoscenze
dell'autore, un po' come con Dante, non a caso. Per quanto riguarda Proust, direi che da questo punto di vista semmai è esattamente il contrario, perché uno dei fascini, a mio avviso, maggiori della recherche consiste nel fatto che un romanzo di estrema modernità, soprattutto per il trattamento della dimensione tempo, che la recherche convive volutamente, io penso, con un modo di rappresentare la società che suona ancora ottocentesco. È dalla contraddizione tra questi due punti di vista, ma una contraddizione così non c'è, mi sembra, dentro. Per cui, Cohen può riprendere Proust accentuando l'aspetto più ottocentesco di Proust, perché non ha interrotto quella tradizione, l'ha estremamente complicata e innovata, ma non interrotta. Benissimo, penso che con questo possiamo considerare concluso questo nostro primo incontro dantesco. Ringraziamo di nuovo il professor Santaga. Grazie a voi, grazie a tutti.